Signore e signori, buonasera e bentornati. Io sono Lexi, questo è un canale sul quale mi piace portare spunti di riflessione sugli argomenti più disparati, andando anche ad indagare magari dei temi un po' difficili, sui quali però credo che valga la pena di soffermarsi a riflettere, perché ci possono aprire un mondo, perché ci possono portare anche a conoscere meglio gli altri e a capire anche opinioni diverse, che credo sia la cosa più importante, cioè aprirsi anche all'altro, al diverso, perché la nostra cultura fa sì che questo diverso solitamente venga schiacciato, venga dimenticato, per cercare di raggiungere un'uniformità che ci dà sicurezza, però che è una sicurezza secondo me fittizia, dalla quale dobbiamo cercare anche di allontanarci per riscoprire gli altri, riscoprire magari anche qualcosa di un po' più genuino. Quindi nello specifico oggi andiamo a recuperare quel video di cui vi avevo accennato qualche mese fa, nei momenti della quarantena del coronavirus, perché è su questo che voglio andare a riflettere, soprattutto sulla reazione della gente. In passato siamo già andati a parlare di farmaci, vaccini, vi ho raccontato qual era la mia opinione al riguardo. Il primo video che ho fatto era dedicato all'influenza e al marketing dell'influenza, in cui notavo queste pubblicità che vedevo in TV a proposito di rimedi per non fermarsi, per andare avanti sempre e comunque. Successivamente ho fatto un secondo video perché mi ho reso conto che tutti avevano preso estremamente bene quel video contro questa medicalizzazione eccessiva, e mi è sembrato che fosse stato preso un po' troppo bene, quindi con un rifiuto del farmaco in generale, che mi ha portato a riflettere su quello che è il rifiuto dei vaccini in generale, e quindi mi sono sentita in dovere di tornare a parlare dell'argomento dicendo: attenzione, però c'è anche una questione di responsabilità di cui tutti dobbiamo tenere conto. E questa questione di responsabilità credo che sia venuta fuori ai tempi del coronavirus. È stato interessante anche vedere come si è evoluta la situazione. Prima siamo partiti in un momento in cui era una cosa lontana, una cosa che veniva dalla Cina e stava in Cina, come la SARS, come altre cose che abbiamo, la febbre aviaria, tutte cose lontane che non ci toccavano, e in quel momento sembrava una cosa drammatica. Dopodiché ha cominciato a girare in Italia e quasi contemporaneamente si è diffusa questa sensazione che non fosse poi un qualcosa di così pericoloso, anche perché i nostri media ci rassicuravano, ci dicevano: ma sì, è più o meno un'influenza, adesso non esageriamo con il melodramma. Dopodiché è scoppiata proprio questa epidemia che ha fatto sì che dovessimo ritrovarci chiusi in casa, e alcuni memori di quel "sì, ma è solo un'influenza" sono andati avanti con questo pensiero di "sì, ma è solo un'influenza", e quindi non hanno preso sul serio le raccomandazioni che venivano date andando in giro, dove però andando in giro si intende andando letteralmente in giro, cioè da Milano. Io mi ricordo quelle due giornate in cui sono state chiuse le scuole, le nostre piste da sci erano strapiene, c'era gente dappertutto, c'era più gente rispetto alla settimana prima in cui le scuole erano aperte e non chiuse per questa emergenza. Cosa che ha portato dopo alla chiusura definitiva degli impianti, con la difficoltà delle persone a questo punto di capire la gravità della situazione, quindi con continui spostamenti rispetto a casa. A questo punto, per cercare di arginare le cose, è partito soprattutto sui social questa campagna del "io resto a casa". Io resto a casa che in breve io l'ho visto trasformarsi in un "io resto in casa". Nonostante non fosse l'indicazione data dall'esterno, nonostante ci fossero esperti che dicevano che garantivano appunto la possibilità di fare la corsetta, perché era stato ritenuto indispensabile nel caso di alcune patologie poter fare questa corsetta, e che il danno alle persone dello stare in casa sarebbe stato maggiore rispetto al pericolo che correvano nell'uscire, rispettando una determinata serie di regole, che implicavano il tenersi a 1 metro di distanza gli uni dagli altri e rimanere nei pressi di casa. Quello che però a questo punto girava già sui social era questa mania del "io resto in casa", che non era il "io resto a casa" inteso come "rimango nella mia zona". E qui trovo che ci siano stati dei grandissimi fraintendimenti.
queste campagne con una incoerenza di base da parte della politica in generale, dove uno diceva una cosa, era difficile capire anche per me, che erano di quelle persone che ha continuato ad uscire finché ha potuto, nel rispetto però di tutte le regole, capire quale fosse il limite delle regole. Forse qualcosa ha avuto a che fare con il fatto che in quel periodo stavo leggendo, adesso non mi ricordo più il titolo perché è in questo periodo, cioè io sono in quel periodo, ma il video, visto che ve lo pubblico dopo, sto leggendo, eccoli qua, Giovanni Ziccardi, Hacker, che è una cultura che mi ha sempre affascinata da quando negli anni 90 giravo sul web, un web che era molto diverso da quello di oggi, dove c'era la possibilità di accedere anche a contenuti che attualmente probabilmente restano sommersi nel deep web, contenuti che però spingevano la nostra creatività di noi primi utilizzatori della rete, anche dando informazioni su cos'è l'hacking, su come funziona, su come fare a entrare in questi sistemi, a sfruttare al massimo le nostre capacità, la nostra testa per giocare, per curiosare, per capire cos'è questo strumento che è il computer, come funziona lo stesso e come funziona tutta la rete che dopo ci permette di andare a connetterci col resto del mondo. E di questo abbiamo già parlato quando vi ho raccontato delle interfacce grafiche che trovo limitino estremamente queste possibilità, quindi dell'andare a scoprire cos'è il computer, come è fatto un computer, come funziona un computer, che io è una cosa con cui sono cresciuta e che trovo una cosa fondamentale per poter utilizzare uno strumento, per capire che è uno strumento e che volendo potrebbe fare quello che dico io, cosa che mi viene impedita però da un'interfaccia grafica che mi vincola sostanzialmente le opzioni che ho a disposizione. E questa mentalità dell'interfaccia grafica che sì, semplifica e riduce anche i tempi di accesso a un determinato programma, perché non mi richiede di imparare tutte le basi, ma mi fornisce un qualcosa che riconosco proprio visivamente, un'icona che è sempre uguale per tutte le piattaforme e mi fa capire la matitina, mi dà per scontato che lì posso andare a scrivere qualcosa. La ruota dentata all'ingranaggio sono le impostazioni su qualunque programma e quindi tramite l'uso di questi simboli che ormai sono universali riesco a capire cosa cliccare per poter fare per poter seguire quella determinata funzione che mi interessa in quel momento. Funzioni che però sono funzioni di base, mentre volendo io potrei andare a fare qualunque cosa. Guarda, c'è un uccellino carinissimo, adesso vedo se riesco a fargli una foto. Scusate che vi fermo un attimo.